Le ultime vittime della strada giovedì scorso. Regina, una bimba di 7 anni, è morta in un incidente sulla Pontina Vecchia. Stessa sorte per uno scooterista di 44 anni, ucciso a Labaro. È la 41esima vittima da gennaio. Scontri frontali e pedoni travolti. Roma ha la maglia nera per gli incidenti nelle classifiche delle capitali europee. 8.000 nel 2023. Crescono i morti, 193 contro i 150 del 2022. Tutti dobbiamo sapere che quando andiamo su una strada abbiamo delle regole da rispettare, tutti. Il pedone non sa, per esempio, come dico sempre, quando si muore avere ragione non è interessante. E come guidatori non ci rendiamo conto che possiamo diventare vittime o assassini allo stesso tempo. Arrivano nuove regole e sanzioni. La riforma del codice della strada approvata dalla Camera prevede l'inasprimento di multe per chi guida ubriaco, sotto l'effetto di alcol o è al telefono, mentre è scontro sui limiti di velocità. Ho trovato questo codice della strada estremamente equilibrato. Non si è dato spazio a degli slogan. Io trovo il 30 all'ora uno slogan, lo trovo oltretutto estremamente antidemocratico perché sancisce un principio che sopra il cittadino ha sempre torto. 30 all'ora non fa diminuire il numero delle vittime. Chi ammazza, ammazza va a velocità superiore di 50 km all'ora. Tra le proposte in discussione al Parlamento l'alcoloc, di cui è promotrice. L'alcoloc è un sistema che impedisce l'avvio dell'automobile se rileva che il guidatore ha uno stato alcolemico falsato. Se già dal 2019, quando ne parlavo, fosse stato applicato, molti morti, e mi dispiace dirlo, questo lo dico col pianto nel cuore, non ci sarebbero stati. Alla testa dell'associazione sotto gli occhi di Elena, Graziella Viviano è in prima linea nella difesa delle vittime della strada. Sua figlia, Elena Obri, nel 2018 ha perso il controllo della moto a causa della strada piena di buche e radici. Aveva 26 anni. Il tecnico responsabile della manutenzione dell'asfalto è stato condannato a 1 anno e mezzo per omicidio stradale. Sono omicidi di Stato. Sì, se è lo Stato a gestire quella strada o chiunque, un'istituzione, di fatto stai commettendo un omicidio. È come lasciare una botola aperta. Una botola aperta è la consapevolezza che prima o poi qualcuno finirà là dentro.